Amici di Radio Live GP, buonasera e benvenuti alla puntata numero 330 di Motorbike Circus, il vostro appuntamento del martedì sera col mondo delle due ruote. Io sono Alex Di Bisceglia e con me trovate Matt Cantarini, che però vedo mutato, non c'è più. Vai Matt. Ciao Alex, ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo e buona serata, bentornati, siamo rientrati dalle ferie, si è tornati in pista, weekend caldi. Decisamente caldi, soprattutto vedendo quello che è successo recentemente per la Superbike, possiamo dire di aver visto un weekend decisamente bello anche da commentare. Ne parliamo tra poco, intanto vi ricordiamo dove potete seguirci. Prima salutiamo Giulio Andaga dalla regia e attendiamo ovviamente Matteo Pitaccio che ci raggiungerà durante la diretta nel corso della live. Intanto www.livegp.it, sito madre dove potete trovare anche tutti i nostri articoli. Poi abbiamo la pagina di Facebook livegp.it e il gruppo Amici Live GP dove trovate sempre tutti quanti i nostri articoli, la pagina di YouTube, il canale di YouTube livegp.it dove se attivate la campanellina veniamo noi da voi a rompervi le scatole quando entriamo in live, ovviamente Instagram @livegp.it, poi Spreaker, Spotify, iTunes, Google Podcast e Twitch. Ma in aggiunzione abbiamo una grande novità perché questa puntata andrà anche in differita su Telecampione, canale 138 del digitale terrestre, quindi vogliamo salutare anche tutti coloro che ci seguiranno proprio da Telecampione. Ragazzi, benvenuti a Motorbike Circus, benvenuti con noi in questa avventura che sicuramente vi farà divertire. Siamo un programma non particolarmente avverso alle formalità, diciamo che tendiamo un pochino ad andare per la tangente, ma insomma siamo sempre stati così, non credo che potremo cambiare a riguardo. Matt, è il momento di parlare un pochino della Superbike, iniziamo subito con una cosina calda calda, no? Allora, sì. Una cosina calda calda. Perché l'hanno resa calda calda i piloti, è stato un weekend freddo freddo perché a Manicurva sempre freddo freddo, però diciamo che soprattutto gara 2 domenica è stata messa sotto gli occhi dei riflettori anche dei non appassionati perché c'è stato quel contatto fortuito, non fortuito, come lo giudichi? Partiamo dall'inizio. Allora, gara 1 della Superbike a Magny-Cours è stata sicuramente scioccante per la doppia caduta sia di Jonathan Rea che di Toprak Razgatlioglu, che entrambi cercavano insomma di contenere l'arrembaggio di Alvaro Bautista, che sembrava in difficoltà a Magny-Cours perché i presupposti per Ducati non erano buoni, e questo era il momento buono sia per il britannico che per il turco di recuperare un pochino di punti, tant'è che si sono tirati in terra tutti e due, e quindi diciamo che il piano è andato un pochino a farsi benedire. Detto questo, gara 2 della Superbike la domenica ha visto un incidente un po' borderline, particolare. Qui vediamo Giulio Andaga da preziosissimo alla regia che ci fa vedere i commenti proprio di Bautista, che dice: sono stato fortunato a non farmi male, una manovra inaccettabile soprattutto proveniente da un pilota come lui. Ovviamente l'ha definito un sette volte campione del mondo, non può sbagliare. Sei volte campione del mondo, non può sbagliare questa roba. E al contrario Jonathan dice: definito, non è un vero campione, ha detto. Ecco, cioè, Jonathan ha risposto: io sono entrato, ho messo la mia moto in traiettoria e sfortunatamente alla fine lui ha chiuso la traiettoria, era l'Adelaide, tutto questo se non mi ricordo male, che è successo. No era prima probabilmente era verso il tratto veloce curva 5 o curva 6 se non ricordo male, e il risultato finale è stato che diciamo che il contatto dalle immagini, e credo Julian, se vuoi recuperarci qualcosa da Twitter, ci dovrebbe essere anche quello. No, video, perché donna non gli piace che tu fai vedere i video, lo sai. Ok, giusto, è vero, colpa mia, scusa Dorna. E in tutto questo, diciamo, lo potete trovare comunemente sia su YouTube che su Twitter, c'è stato questo contatto fra Bautista e Rea in cui effettivamente Rea sembrava leggermente largo per l'ingresso curva, un pochino a cercare un po' di supporto nella staccata da parte di un'altra carena. Bautista non se l'aspettava ed è finito in terra. Ora, considerarlo un incidente di gara mi sembra discretamente normale a questo punto, fatto sta che insomma è avvenuto nella fase un pochino troppo iniziale della curva, sembrava un pochino intenzionale, e il risultato finale è stata la caduta di Bautista e il recupero. Jonathan Rea si è beccato un long lap penalty, nulla di particolarmente stratosferico, ma soprattutto Toprak ha recuperato parecchi punti. Saluto Guerin TV che ci sta seguendo, Pittaccio è in direttura d'arrivo, Guerin TV, e Giacomino sta
si sta trasferendo, quindi questa sera non può essere con noi, ma ci sarà nelle prossime puntate. Matt, adesso a questo punto sentiamo la tua diversione. È veramente un'entrata troppo al limite, senza senso per il momento in cui è stata fatta, il primo giro di gara, perché un'entrata del genere ce lo si può aspettare all'ultimo giro, ma non al primo, nel senso non c'era alcun motivo per forzare un ingresso del genere, un ingresso che, per quanto lui possa dire fortuito, è un 6 volte campione del mondo, è un pilota che ha 35 anni, 36 anni, sa, e in quella pista ha vinto 9 volte, è recordman di podi e vittorie, e sa che la traiettoria in quella curva è una, che se lui si butta all'interno così, per forza si scontreranno, e sa bene che chi ne pagherà le conseguenze è quello esterno in questi casi. Non ha fatto nulla per evitare che succedesse. Questo secondo me ha portato la direzione gara a prendere la decisione di penalizzarlo. Poi che la penalità sia troppo poco pesante, perché diciamo che un long lap penalty nella superbike di oggi, dove ci sono loro tre, intendo Bautista, Toprak e Ria, che fanno così tanto la differenza rispetto a tutti gli altri, ha dimostrato il fatto che Ria ha chiuso comunque in quinta posizione e ha perso pochi punti rispetto allo zero di Bautista, che poteva andare via da Magny-Cours passando da 35-40 punti di vantaggio a più di 70 nel weekend, e invece va via con solo 50 punti, che sono comunque di più di quelli con cui si è presentato, ma comunque un mondiale ancora apertissimo, cosa che se fosse terminato in seconda, terza posizione, insomma, iniziava a essere un distacco importante, anche perché le piste che arriveranno, se questa era contro le caratteristiche Ducati, tutte quelle che arrivano, diciamo che si sposano bene con la Panigale. Sì, sarà sicuramente più difficile per tutti quanti. Intanto salutiamo Stefano, che dice: mi sembra di essere tornato all'anno scorso con la F1. E Stefano, qua la situazione non sembra tanto dissimile, altrettanto vero che le condizioni sono diverse. Diciamo che la Superbike soprattutto non ci ha mai dato troppo da pensare su cose del genere, è successo proprio un evento un po' particolare. E poi c'è Tony Desmo che dice: contatto volontario al 100%, il braccio di Rea è sfacciato. E Giacomino ci dice: ciao ragazzi, sapete l'ultima? Aigert rimane in Supersport perché è rifiutato il GMT 94, lui alle GRT dove va Garner. E questo è un'altra cosa a cui dobbiamo pensare, ma ne parliamo dopo, Matt, perché abbiamo il primo ospite, quindi Giulia, non so se ce lo vuoi inserire all'interno al volo. Eccolo qua, Alessandro Del Bianco, ciao Ale! Ciao ragazzi, ciao a tutti, come andiamo? Ale. Tutto bene. Vorrei farvi notare che è la prima intervista che facciamo con la felpa. Come la vedi questa situazione? È finita l'estate. Guarda, infatti, cioè, è una rottura di scatole, onestamente, perché a me piaceva tanto girare ancora in maniche corte. Oddio, a Roma fanno ancora 24 gradi, quindi si sta ancora discretamente bene, però so che dalle parti tue è un po' più ventilato. Qua è ventilato e la cosa mi preoccupa molto, perché in vista di questo fine settimana al Mugello ha messo una gran acqua e un gran freddo. Ecco, allora, che mi è ancora successo quest'anno col cibo. Però scusa, Matt, però non ti puoi lamentare, Ale, perché l'ultima volta ti sei lamentato che faceva troppo caldo. Sei stato ascoltato. Allora, ragazzi, qua ci si lamenta sempre. Il fulcro è quello, capito? Che sia caldo, che sia freddo, che piova. Bisogna lamentarci, qua alla fine bisogna piangere. Quello funziona, capito? Ha sempre funzionato. Senti, sì, certo. di che cosa vogliamo parlare? Partiamo un pochino da Misano, insomma, no? Vediamo un attimino come è andato questo weekend, nel senso, due seconde posizioni. In tutta onestà, e questa è una cosa che abbiamo detto un miliardo di volte, però se non ci fosse Michele Pirro, tu staresti comandando la classifica. Sì, sì, nel senso che sì e no, nel senso che starei sì comandando la classifica, però non so se avrebbe lo stesso valore e non so se io adesso mi sentirei la stessa persona in pista, ecco, perché Michelino mi fa fare la coda lunga e mi fa tirare tanto il collo, però mi aiuta anche tanto, cioè rispetto all'anno scorso, anche se ho fatto comunque secondo, io mi sto impegnando molto di più e Michele sta spingendo molto di più. Considera che a fine gara a Misano abbiamo fatto all'ultimo giro 35.8, capito? Un tempo che al National Trophy fai la pole position, al CIV parti, tolto me Pirro, parti primo lo stesso, capito? Quindi comunque abbiamo spinto veramente tanto e io l'ho fatto perché ero trainato da uno come lui, capito? Sì, certo, poi ovviamente
sempre, poi ritorniamo sempre un pochino ai soliti discorsi, però il lustro che dà al campionato e quindi ai competitor stessi il fatto di avere Michele in griglia sicuramente fa un certo grado di differenza. Però forse è il momento, no? Tu quest'anno hai anche provato, insomma, la Kawasaki non in modo... È il momento di fare il salto, però il salto non so se sia la cosa giusta farlo nel CIF. Cioè, il rischio adesso, nel senso, io comunque sto cercando di, oltre vabbè di vincere, di migliorare come pilota in pista, come performance, io per migliorare devo anche concretizzare, no? Quello che una volta mi dicevano era caspita, Ale va fortissimo, però fa un sacco di errori. Ecco, scusatemi, comunque sono un paio d'anni che veramente sono sempre andato forte, però comunque ho fatto qualche errore di troppo, qualche scivolata stupida, eccetera. Al contrario, adesso vado forte, come prima, magari anche di più, però non sto più facendo errori, capito? Comunque nel weekend di gara non faccio cavolate, in gara non faccio mai cavolate, e comunque il risultato sta arrivando fuori lo stesso. L'anno scorso dietro di Michele sono caduto, mi sa, su 7 podi 3 volte, di cui una volta ho ripreso la moto e ho fatto secondo, però comunque l'errore c'è stato, capito? Adesso sto cercando di evitare di fare quelle cose lì, quelle stupidaggini. Il punto è, appunto per questo motivo, ora magari ho più possibilità di vincere per il pacchetto tecnico che ho, per la squadra che mi segue, ma rischierei comunque tanto per provare a vincere, capito? Cioè l'ultimo giro a Pirro avrei potuto fare un attacco, se l'avessi preso cosa succedeva, hai capito? Sai che c'è, è che è difficile, ovviamente quelle sono cose poi che anche stando in gara sono difficili da valutare, nel senso che magari andava tutto bene, magari no, certo che l'ultimo giro a 35,8 con gomma finita non è che ti aiuta tanto nella staccata, quindi onestamente comprendo molto. No, però vuol dire, io fa 35,8 perché dietro di lui perdevo tantissimo l'ultimo settore, quindi ho spinto tantissimo per prenderlo, cosa che ho fatto, l'ho preso. Il fatto è che lo passo bene, va tutto bene, mi diverto, oggi sono qua e dico cavolo, ho vinto, però fossi scivolato ero sempre il solito, addirittura fossi scivolato e magari avrei preso dentro anche lui, mi sarei tolto la zappa sui piedi, capito? Quindi diciamo che in questo momento avevo bisogno di concretizzarmi un pochino e dimostrare che non ero più il solito, poi magari arriverà anche il momento di fare qualche rischio in più. Sì, anche perché siamo arrivati più o meno alla chiusura di quest'anno, nel senso mancano comunque due tappe, peraltro che saranno sempre un po' dubbie a livello di clima atmosferico e di freddo, perché effettivamente la situazione meteorologica in Italia sta peggiorando. Adesso c'è il Mugello che insomma è in mezzo alle montagne, e questo genericamente anche con le temperature, tolto quest'anno perché quest'anno cambiano cose a caso, però tolto quest'anno genericamente le temperature non sono amichevoli. Devo dirti, scusami, questa cosa qua, difatti, senza che ti interrompo, io non mi preoccupo tanto del meteo, perché alla fine io mi sento abbastanza sicuro di me, sia se dovesse piovere, sia se dovesse essere asciutto, sia in quelle condizioni intermedie, perché comunque in Superbike avevo dimostrato che comunque col bagnato andavo sempre bene. Quando ho avuto l'occasione anche all'italiano che piovesse mi sono sempre comportato bene, con l'asciutto adesso vado bene, quindi non ho paura di questo meteo, anche perché dall'altra parte il mio rivale Pirro col bagnato è fortissimo, vi ricordate sempre al Mugello che era caduto e poi ha vinto la gara addirittura, quindi fantascienza, e con l'asciutto va comunque fortissimo, perciò diciamo che non credo che cambino le carte in tavola le condizioni climatiche. Quello che invece cambierà secondo me un po' le carte in tavola è che questo mese io ho fatto un solo test e Pirro invece ha fatto la wild card a Misano MotoGP, i test a Misano MotoGP il giorno dopo la gara, e in più durante il mese di agosto ha girato l'inverosimile, addirittura anche a Ferragosto ha girato a Misano in pista libera, quindi credo che quello che farà differenza sto weekend di gara sarà che lui arriverà preparato. Matt Caldarini, parliamo del test che hai fatto al Mugello lunedì dopo Misano. Sei stato il più veloce della giornata, hai fatto comunque riscontri cronometrici importanti rispetto a anche solo alla gara di giugno. Come ti sei trovato e soprattutto cosa ti aspetti adesso dal weekend, a prescindere? Allora, mi sono trovato molto bene, ma quello che è che quest'anno, con la differenza Danlo Pirelli che abbiamo avuto, diciamo che ne abbiamo risentito a volte, ok? A Misano nessun tipo di problemi, al contrario col bagnato quasi meglio addirittura. Il problema che abbiamo avuto è stato al Mugello, che abbiamo fatto una gara con 60 gradi di asfalto e le Dunlop non si erano comportate bene, scivolava, andavamo tutti pianissimo, eccetera. Adesso invece in questo test che abbiamo fatto, con meno gradi di asfalto, la situazione è cambiata, le Dunlop sono tornate a lavorare molto bene e quindi anche i risultati sono visti. Considera che io ho fatto il test senza, tra virgolette,
il mio ingegnere capotecnico, un po' adesso non so bene perché fa un po' sospensione, fa un po' tutti i ruoli, che lui era impegnato in test MotoGP, e quindi diciamo che ho fatto un po' il test alla vecchia, no? Benzina e gomme e gas, gomme usate, e ho lavorato un po' alla vecchia maniera e comunque sono andato molto bene. Quello che sono rimasto molto contento è che il primo giro del primo turno al Mugello sono entrato dai box, era un mese, una settimana che non giravo, e al primo giro ho fatto 52,2. Ok, gomme usate, sono entrato, era un mese che non giravo, pronti via 52,2, il miglior giro che ho fatto tutto il giorno, 51,8. Quindi dai, sono rimasto contento di quella roba lì, che sono entrato alla RIA, no? Bam, dentro subito così. Tu pensa che io sarei contento al primo giro di non cadere e al secondo giro di fare un 2-10. Cioè, lo Però, standard è più o meno quello, capito? Nel senso, non è male, certo. eh. Però dai, io ho bisogno di fare quella roba lì, no? Ho bisogno di dimostrare adesso che sono, cioè, io immagino il box gli altri, quando i miei rivali, quando hanno visto primo giro al team 52,2, capito? E dai, cioè, sei in forma, no? Quello volevo Sì, dimostrare. hai Decisamente sì. dimostrato anche a Misano il primo giro che hai fatto nella Racing Night senza senso. Mi sembra che hai fatto qualcosa tipo 43 partendo da fermo. Una Ma roba. Ci guarda, siamo guardati io. tutti e abbiamo detto: è impazzito, cioè, dove ha tagliato? Ma anche devo dirti invece che la Racing Night e anche le gare del Mugello le ho corse tra virgolette all'80% perché ho sempre paura di fare delle cavolate. E questo mese la cosa che più mi ha dato proprio noia la notte per dormire, più ho dovuto rimuginare proprio su questa roba qui invece, che avrei dovuto spingere molto di più. Cosa che in qualifica ho fatto e invece in gara mi sono sempre tenuto qualcosina. E invece tornare indietro, cavolo, avrei dovuto dare di più. Quello mi ha fatto proprio star male. Ci sono ancora quattro gare per farlo, Ale. Quattro gare, di cui due effettivamente al Mugello, e va bene, ne abbiamo parlato. Poi dopo c'è Imola, e Imola è un discorso un po' diverso, no? Perché comunque è una pista in cui effettivamente non si prova poco o niente, anche per le varie regolamentazioni e restrizioni, è più a nord possibile, ed è la data precisa, credo che sia Ottobre. fine ottobre. 7-8 ottobre. Ah, inizio ottobre, anzi, pensavo anche peggio. Solo che diciamo che Imola a ottobre potresti aver bisogno della felpa pure in moto, nel senso potenzialmente. Quindi non Quello, so. ragazzi, potrebbe diventare o un assist, quello proprio al 90esimo, Imola proprio Stesso. nell'incrocio, ok? Oppure potrebbe essere veramente il rigore sbagliato, hai capito? Ai rigori Grossa ai finali. mondiali. Bravo, esatto. Parliamone un secondo, nel senso che comunque allora a me Imola è una pista che piace. In tutta onestà è una di quelle piste che soprattutto mi manca nel mondiale Superbike, ma andiamo a rimangare storie e colpi al cuore, che è inutile che andiamo a tirar fuori e metta, piangiamo ogni volta che pronunciamo il nome di Imola. Però è altrettanto vero che diciamo che sta diventando una pista un pochino stretta anche per le Superbike odierne, nel senso che comunque tanti piloti anche del mondiale sono lamentati di un grado di sicurezza forse non proprio coerente con gli standard attuali, soprattutto in caso di pioggia. Ha senso avere delle gare così tardi nell'anno su che è? Vai, dimmi. Ma ti ricordi quando al Mondiale Superbike al warm-up ho fatto terzo e per la pioggia perché era sicuro, non era sicura la pista, non abbiamo corso, ancora ci sto mai. Adesso me l'hai fatto venire in mente, stanotte non dormo, te lo dico già. Adesso che mi hai fatto venire in mente, stanotte non dormirò. Prenditela con Alvaro. Mamma mia, beh, allora, quella fu in realtà non fu una decisione di Alvaro, perché sennò poi ci dico che siamo anti-Ducati e non è affatto così, ho una Ducati personalmente, però tolto quello, diciamo che la pista è effettivamente con la Superbike per coloro che si devono giocare un mondiale, che quindi fanno anche dei pensieri sui punteggi, può darsi che possa diventare anche No, una ma lo cosa. condivido adesso, lo condivido al 100%, però cioè, il fatto è che la pista non è omologata, cioè, no, aspetta, ho sbagliato, scusami, ho sbagliato il termine, la pista è omologata ovviamente, però dico, la pista magari non è sicura come magari lo sono altre piste, però non abbiamo piani di riserve, capito? Cioè, ci fossero 8.000 piste, 800 piste, dici, vabbè, non corriamo qui, corriamo da un'altra parte, ma piste non ce ne sono. Quindi è vero che gli standard di sicurezza bisogna rispettarli, però bisogna anche correre, capito cosa voglio dirti? Nel senso, qui cosa dici? Dici sbagli in questi casi, perché da qualsiasi parte che ti metti c'è comunque una parte sbagliata, però. Però è vero che il dato di fatto è la pista omologata. Allora, c'è Sì. un'omologazione. L'omologazione prevede che la pista sia sicura in tutte le condizioni di gara rispettate da quel campionato. Nel senso, se la NASCAR non corri quando piove, non hai bisogno di omologare una pista con l'acqua. Certo. Realisticamente, se tu corri in moto e sai già che si corre anche con la pioggia, a meno che di un diluvio torrenziale, quindi di asfalto che non drena a sufficienza, si corre pure col bagnato. Quindi la Certo. teoria dice che la pista è omologata. Non è che ci sono tanti fronzoli là intorno, però mi chiedo e ti chiedo, no? Tu che comunque ci hai corso anche sul bagnato, anche col CIV, insomma, è capitato.
è davvero così esasperata la situazione? Cioè, tu non hai corso in condizioni peggiori anche in altri campionati o in altri posti? Guarda, io non tendo a ricordarmi proprio le cose negative, quindi quando corso in condizioni esasperate, però ti dico, io non mi ricordo di... Non, cioè, non mi ricordo una pista così scivolosa estremamente. Anzi, ti devo dire che in questo momento il Mugello è un circuito che ha ormai l'asfalto c'ha un po' di anni, quello è un asfalto che ormai sta diventando un po' scivoloso, ok? Al contrario, no, magari sì, è Imola, però onestamente non mi ricordo di... Devo dirti che poi Imola non ho mai corso io tutto sano, perché ogni volta che sono stato a Imola, l'anno scorso compreso, avevo qualcosa di rotto dentro il corpo e quindi non sono mai riuscito a esprimermi, non ho... e anche se è la mia pista preferita non ci ho realmente mai corso. Però devo dirti che non mi ricordo di particolarmente carenze di grip. Ma a proposito di, visto che hai detto che non abbiamo tante piste, infatti le piste grandi dove si corre il CIV sono quattro: Mugello, Misano, Vallelunga e Imola. Sì. Una dei tanti critiche che vengono fatte al CIV è appunto la scarsità di gare e le poche piste. Certo. Prendendo al BSB, dove invece corrono veramente in cartodromi. Oh, te la dico così. Sì, in queste sere... A te piacerebbe aggiungere al CIV piste come Cervesina, come Varano, cioè che portano anche un qualcosa di diverso rispetto alle solite piste del mondiale? Allora, sicuramente sì, anche perché dai, rilivelli un po' tutte le situazioni, no? Perché lì alla fine si hanno pochi chilometri, però magari Cervesina è preso un opposto troppo dall'altra parte, a parte che so fare una nuova eccetera, però magari un Cremona, cioè Cremona è bella, hai capito? Sono andato tempo fa, è proprio bella Cremona, è grande, c'è spazio, cioè... punti per sorpassare, punti stretti, punti veloci, ce ne... Varano non ho ben presente, però ce ne... cioè, magari non tutte, ma qualche pista si potrebbe aggiungere, capito? Proprio in questi giorni qua, la sera, praticamente per allenarmi, in realtà il termine è brutto allenarmi, per passare il tempo, sto giocando alla PlayStation Ride, ok, ci sono tutte le piste straniere, eccetera, c'è Caldwell Park... E ci sono piste che dici, ma veramente qui ci corrono? Cioè, sono strette anche la PlayStation, hai capito? Allora, a Caldwell Park c'è stato il round del BSB poco fa, ma c'è stato Snetterton, peraltro, questa gara qua, in cui ci sono stati proprio degli... cioè, dei momenti in cui tu vedi un pilota che mette ginocchio e gomito a terra e ti rendi conto che casco ruota occupa più di due terzi della pista. Appunto. Cioè, il tratto stretto serpentino di Caldwell Park che poi ti porta verso la montagna, che sarebbe il famoso salto, ed è comunque un salto da stacco di tutte e due le ruote. Ci sono, certo, anche questo, ragazzi, lo potete trovare su internet, le foto di Toprak che ha fatto 5 giri, al quinto saltava già con tutte al e due terzo, le ruote. Al terzo giro. Al terzo giro saltato. E... sì, beh, non è che hai preso una caso, non è che hai preso... però quella è proprio il... Esatto, sì. Quindi realisticamente secondo me lì ci sono, ecco, visti anche determinati incidenti, mi viene da pensare che nel BSB più di una volta sono stati molto fortunati nel fatto che non ci siano stati comunque incidenti, ma gravi. Sono incidenti diversi, perché Pirro in fondo al Mugello che è caduto ai 300 e passa all'ora, cioè alla fine a Caldwell Park non avrei mai un incidente a 300 all'ora, capito? Quindi diciamo che ogni pista c'ha i suoi pro e i suoi contro. Realisticamente le vie di fuga è un argomento di cui bisogna parlarne, però alla fine Caldwell Park le vie di fuga sono più piccole, però la pista si fa in prima, cioè, sì, hai capito? Cioè... capito, perché Most è vedere un giro di no, però se apriamo questo poi il discorso è finita, perché poi io dopo la voglia, insomma, peraltro, quindi capito, non spetta a noi dire che piste no. Bisogna aggiungere o meno, però realisticamente nel calendario italiano abbiamo la fortuna di avere delle belle piste in Italia, ma corriamoci, capito, andiamoci. Certo, assolutamente sì. Senti Ale, l'ultima poi ti lasciamo andare. 2023 si è cominciato a parlare un po'? Ma 2023 se ne parla sempre, se ne allora, parla. Allora, tu stai ridendo, quindi c'è qualcosa che hai fatto? Che non, no, mi puoi dire. In realtà... No, no, chiedere al sorriso, non mi puoi prendere in giro. In realtà è un sorriso di... Guardi, io rido per non piangere, capito? È un sorriso di speranza. Bravo, è un sorriso di speranza proprio. No, in realtà dai, come normale che sia, se ne parla tanto, a me piacerebbe un sacco rimanere lì dove sono, però fare tipo un level up, no? Dire sono qui con voi, con la mia squadra dove sto molto bene, però mi piacerebbe fare qualcosa in più di queste semplici 6 gare. E se no, lei ci sono anche fortunatamente... Aspetta, allora dimmi. Parliamo anche di questa cosa qua. Allora, Aprilia, sappiamo perfettamente che oltre alla MotoGP non corre da nessuna parte. Bravo. Okay. Ma... è uscito recentemente un'intervista ad Andrea Iannone che ha detto: io in qualche modo nel 2024
contro, che dovrebbe essere la scadenza, cioè lui è ancora squalificato per tutto il 2023. Giusto. Ma nel 2024 lui vuole correre. Ora, bravo, uscire e rientrare dalla MotoGP in 3 anni di squalifica, immagino, sappiamo tutti quanti che difficilmente sarà possibile, nel senso, Andrea è un gran pilota, noi gli vogliamo tanto bene, rientrare in MotoGP ed essere competitivi dopo 3 anni di stop in cui si è allenato solo con le superbike, la vedo difficile. Questo quindi mi ha un pochino dato da pensare, Ale, no? Che non ci sia qualcosina. Ma guarda, non lo so neanche io questo. Credo che Iannone sia un grande pilota, però, e sia comunque una figura importante anche nell'ambito del motociclismo italiano, però non credo che sia così da riuscire addirittura a far rientrare una casa in Superbike. Cioè, io credo che se mai Aprile dovesse entrare in Superbike sia perché lo vogliono loro, capito? Cioè, non credo che mettano in piedi una struttura per questa cosa qua. Poi magari mi sbaglio, anzi spero di sbagliarmi, perché mi piacerebbe tantissimo che Aprile rientrasse in Superbike. Però la realtà della realtà delle cose è che in questo momento l'Aprile è in casa, c'ha il 1100, e il 1100 non è omologato per fare mondiale Superbike. Ma proprio quest'anno è stata inaugurata questa nuova Super Sport con questo Balance of Performance, che viene ormai visto in tanti campionati dove corrono soprattutto le automobili, ovviamente di marche, cilindrate, potenze e costi diversi, e quindi certo, in teoria questo BOP inventato per la Super Sport potrebbe essere, ed è quello che insomma sperano un pochino tutti, un modo anche per far entrare case che attualmente nella Superbike non corrono. Chiaro che certo, poi ritorneremo a tutte quelle lamentele, quelle manfrine che si vedeva quando Ducati era 1200, l'abbiamo già fatto, ma tanto l'abbiamo visto anche quando Ducati è 1000, si è visto dal V4 300 cavalli è inutile, poi si è visto, ah no, perché Kawasaki va troppo forte con la moto, un missile, tanto le lamentele ci saranno comunque, a sto punto è meglio veder correre tutti, no? Guarda, io la penso esattamente come te, però ho letto un'intervista di Gregorio Lavilla tempo fa e dice giustamente, in Superbike abbiamo un bel clima tra case e non vogliamo rovinare questo clima. Il fatto è che è un peccato che l'Aprilia non sia lì, anche perché tra l'altro stanno presentando, hanno appena presentato questa moto nuova, comunque Aprilia, comunque sull'RSV4 un po' la regina, no, dell'Aprilia, cioè quando uno pensa all'Aprilia, vuoi non vuoi, prima di pensare alla MotoGP pensi all'RSV4, no? È un po' l'icona, quindi è un peccato averla lì e non poterla utilizzare. Poi la mia idea è che magari nel caso in cui Aprilia proprio dovesse iniziare a spingere un pochino, aprano un pochino le porte, però onestamente faccio fatica a dirtelo, perché io sono tra virgolette inserito, ormai mi sto inserendo, ma non così tanto da riuscire a cambiare le sorti di una squadra, di una casa, o comunque riuscire a saper bene un po' questi segreti qua, no? Io ci spero tanto. Allora noi attendiamo che tu ti infili insieme ad Albesiano da qualche parte in qualche stanzetta, ci rimedi il numero, noi lo chiamiamo Motorbike Circus E gli cominciamo a chiedere un pochino che cosa ha deciso, perché è il momento, insomma, di capire quali sono i movimenti, le sorti, certo, forse. Adesso noi siamo tutti quanti abbastanza, come dire... No, ma anche perché, oh ragazzi, ma ci pensi se in questo momento dovesse rientrare in Superbike l'Aprilia, con la MotoGP che va così forte, con l'Aprilia marchio storico che in Superbike potrebbe... Cioè, gli appassionati schizzerebbero, hai capito? Secondo me, poi anche perché hanno comunque le carte regole per farlo, perché la struttura nuova M2 e i ragazzi che ci sono iper rodati, iper esperti. Quello che dovrebbero fare, utilizzare, cioè nuova M2 ormai ha fatto anche delle wild card, è talmente tanto preparata che è sprecata per il chip. Poi uno dice sì, però arriva sempre dietro a Barney, ma Barney fa anche il mondiale, infatti il doppio impegno. Sì, però sono cose diverse, nel senso che in questo momento secondo me la Dunlop e la Motec insieme alla Ducati danno un pochino meno fastidio. L'Aprilia è una moto che scivola di suo, con la Motec che è un pochino più ignorantella come centralina, fa un pochino più fatica a stargli dietro. Poi considera la Ducati una moto che impenna poco, cioè ogni moto c'ha, tipo l'Aprilia ha un grande ingresso di curva, ok? La Dunlop è invece una gomma che in ingresso ti lascia un pochino a desiderare, quindi uno più uno non aiuta tantissimo, hai capito? Cioè i punti chiave dell'Aprilia non è che vengono fuori così tanto con questa soluzione che abbiamo l'italiano. In più hai visto a Misano all'ultimo settore Pirro non impennava mai, mi dava 3 decimi all'ultima curva, hai capito? Quindi l'Aprilia è una gran moto secondo me, pronta per fare quel passo lì, o pronta anche magari per dire anche quando la guidava Savadori l'anno che ha vinto il titolo. Bravo. Del CIP, e si vedeva che era una cosa, quindi lo faceva anche con Pirelli per dirne una,
Impennava ovunque, impennava sui cordoli, in uscita. Però in... con la Pix, che è la loro centralina madre, perché è un po' la Marelli di Ducati, la Pix è una centralina incredibile, ragazzi, è una centralina avanti, anni luce. Ho avuto la fortuna di provarla, di provarla a Misano, al National Trophy, e cioè senza test, senza niente sopra, bam, 35-3, capito? Cioè è una... c'è ciccia proprio lì, capito, da andare a giocare. Non è, non è low cost, come si dice in gergo. No, no, bravo, però comunque c'è un motivo, hai capito? È certo, certo. Va bene Ale, grazie, grazie per essere stato con noi, grazie mille per essere stata puntata 330 di Motorbike Circus. Noi ci riaggiorniamo magari dopo il Mugello o dopo Imola e vediamo un pochino come andata. Ma non venite al Mugello? Io sì. C'è una persona fortunata in questa inquadratura, anzi due persone fortunate in questa inquadratura, una corre, l'altro va al Mugello. Perché scusa, te che impegni hai sabato domenica? Sentiamo, vuoi il pass? Lo trovo il pass, vuoi il pass? Ma no, ma quello è il minore. Ciao Ale, grazie. Ciao ragazzi, un piacere come al solito, grazie mille. Ciao Ale, ciao Ale, grazie mille. Ciao ragazzi. Allora, palleggio diretto, c'è scusate il ritardo, scusate il ritardo, scusatemi. Stavo parlando di una cosa che Alex piace meno rispetto alle due ruote, le quattro ruote. Però ecco, piace lo stesso. Finché è endurance, guarda, vi posso dire, noi il commento che abbiamo fatto la 24 ore Rolex di Daytona, io mi sono divertito onestamente. Quindi finché è endurance, ben sopporto anche le quattro ruote. Poi tu invece fai quei cosi, quei, come dire, quei, la IndyCar e quella, insomma, la... Io non... Senti, amo le ruote. La IndyCar è il campionato a ruote scoperto più competitivo del panorama mondiale. Stavo dicendo esattamente questo, non amo le ruote scoperte, mi fanno impazzire le ruote scoperte. Così, vabbè, la butto lì, la butto lì. Vabbè. Allora, dovevamo... Quindi neanche go-kart? Beh, non vedi i campionati, mi piace correrci, ma semplicemente perché è la cosa più economica possibile quando vuoi. Economica, tra virgolette, poi, però andiamo avanti. Comunque, sempre che non distruggi una monoposto da 100.000 euro, insomma, voglio dire, se ti schianti, quindi relativamente non è costoso, insomma. Però Matteo, che avevamo una nostra fanbase che ti voleva fin dall'inizio, hanno chiesto... Guerin TV, assolutamente, eccolo qua, guardalo. Ma? Quintacci e Darold, cioè a noi ormai non ci vogliono. Però sinceramente, tra me e Giacomino... Io darei, cioè, Giacomino è intoccabile. Giacomino lo sappiamo tutti che è Giacomino, e quindi giustamente non si tocca. Parliamo di cose importanti, però, perché avevamo una scaletta che ovviamente ho ignorato. Abbiamo già parlato di incidente Rey Bautista. Tra poco entra Cristian Gamarino. Quindi, Matt, non faccio in tempo a chiederti la tua, perché tanto saresti il solito polemico. Evitiamo. Invece, voglio la tua e quella di Matt Cantarini sul rientro di Marc Márquez. Allora, chi deve sempre partire? Per il pubblico, aspettate, facciamo prima il sunto della situazione. Marc Márquez è invitato alla conferenza stampa di giovedì per il Gran Premio di Aragon, è già stato dichiarato fit. Ma no, in realtà fit no, è fatto che ci siano anche altri controlli dalla giovedì mattina la prova del fit. Direttamente hanno là comunicato sia lui che HRC che saranno presenti ad Aragon, e quindi potenzialmente potrebbe correre Pittaccio. Allora, non faccio il fanboy, perché Marquez è oggettivamente il pilota che reputo, parlano nei suoi titoli, però a livello personale il migliore in assoluto in questi ultimi anni, l'ha dimostrato, e proprio per come stile di guida e come capacità di adattamento. Secondo me la situazione è molto rischiosa, Honda lo sta preparando per festeggiare il 50° anniversario proprio a Motegi, quindi la gara di Aragon serve come test fisico per metterlo di nuovo in moto su un mezzo come quello della MotoGP, tosto come quello della MotoGP. Io dal mio canto sono contentissimo e credo che la MotoGP abbia bisogno di Márquez in pista, abbia bisogno di un Márquez magari non vincente tutte le volte, ma che sia lì e che crei quell'elemento Márquez, crei quell'elemento di sorpresa, perché anche quando gareggia per la quarta, quinta, sesta posizione c'è sempre il dubbio, ecco, forse adesso esce fuori Márquez e ti fa qualcosa che rimane magari nella mente dell'appassionato, no? E l'ha scritto oggi anche Mattias. L'ha scritto in realtà in questi giorni, è uscito oggi un pezzo su livegp.it, su un'analisi del perché la MotoGP abbia perso
magari un po' di attrattività. E credo che Marquez, come abbia detto Mattias, sia uno degli elementi mancanti. Oltre a Rossi, ok, tutti seguivano Rossi, la maggior parte, il 90% degli appassionati di moto seguivano Rossi, ma anche Marquez ha fatto la sua parte, non solo in Italia, ma anche in Spagna, nel mondo. Matt Cantarini. Chiudo qui. Microfono? Okay. Sì, no, ce l'ho. Uso le parole di un nostro amico su gruppo, cioè sono scontento, forse pensavo arrivasse direttamente a Moteghi, non mi aspettavo rientrasse subito ad Aragon, però evidentemente le sensazioni dopo Misano erano davvero buone, e ricordiamo che lui non tornerà per la prima volta sulla MotoGP, ha già girato durante i test di Misano, ha girato solo la mattina il martedì. Doveva girare solo la mattina anche il mercoledì, ma finendo il turno lui voleva ancora, cioè finendo il tempo la mattina, lui voleva ancora rientrare, non l'hanno fatto entrare Honda aveva già comunicato che non avrebbe girato, alle 2 si è presentato Marquez in box con la tuta. Quindi proprio per... E Honda ha chiesto, scusa ma tu che ci fai qui? E lui ha detto, scusate ma dov'è la mia moto? E quindi diciamo che lui probabilmente si sentiva molto bene, e le sensazioni erano positive, lo ha detto, la forza per fare una gara ancora martedì scorso non ce l'aveva, ci sarà da capire con che forza farà la gara ad Aragon. Ci ricordiamo, se pensiamo al suo rientro lo scorso anno, quando rientrò a Portimao, girò veramente pochissimo il venerdì, mi sembra una decina di giri sia in FP1 che in FP2, girò pochissimo anche le FP3 e si concentrò per lo più in qualifica e poi in gara, dove comunque chiuse al quinto settimo posto, se vado a memoria. Sì, comunque sì. Fece una gara alla Marquez, cioè al rientro dopo l'infortunio, dopo tutto quello che era stato, allora la terza operazione, è rientrato e comunque senza test che gli altri avevano fatto, senza fare le prime gare, si è rappresentato costantemente lì davanti. Penso a un ritorno simile, nel senso che non per prestazione ma per proprio gestione del corpo. Immagino che girerà poco, proverà probabilmente cose che ha già provato durante i test di Misano, quindi probabilmente lo vedremo girare col telaio che sta utilizzando Nakagami negli ultimi giorni, negli ultimi Gran Premi, quello che dovrebbe essere quello del base 2023. Non so se Honda porterà subito almeno a lui il forcellone Kalex, che è quello che in realtà sembra aver fatto la differenza durante i test, che gli ha permesso di fare tempi di fatto da pole position, perché aveva fatto 31.6 e la pole era 31.8 e lui non ha girato i tre giorni precedenti, perché quando guardiamo i tempi dei test di Misano dobbiamo considerare che gli altri piloti sono arrivati ai test con tre giorni di Gran Premio prima. Lui era 100 giorni, ma proprio 100 giorni che non saliva su una MotoGP, e comunque è andato subito fortissimo. Cioè la cosa che secondo me deve spaventare gli altri è che magari non sarà ancora al 100% per fare una gara sul passo di Mardi, Pecco, di Fabio o di Enea, ma insomma sul giro secco lui ha dimostrato di esserci già. Ci metterà paura come al solito, come ha sempre fatto, e andando contro tutte le aspettative. Va bene, mi fa piacere, Matt Cantarini, che tu non legga mai la chat del gruppo, ma va bene. No, stavo guardando, scusami, stavo guardando quella con i commenti. Pensavo che stavi guardando invece qualche altra cosa, va bene così. Allora, scusate, ma era impossibile non ridere leggendo quello che sto leggendo io. Direi che possiamo passare, insomma, al prossimo ospite, perché ci sta chiamando dalla Francia, quindi lo metterei dentro. Julian, vai! E qui con noi Cristian Gavarino dal Paul Ricard per il Boldor. Ciao Cri. Ciao Cristian. Ciao ragazzi, come state? Ciao. Tutto bene, scusa la mia logorroicità. No, stavo seguendo con interesse. Sì, infatti si stava divertendo anche lui nella chat privata, perché poi non si spenge, non ha un pulsante Cri. Ha superato i caratteri del suo pezzo di oggi, decisamente. Ci sta. Senti, ci fai vedere un pochino, facci fare dare un'occhiata, dai, facci vedere un po'. Che cosa c'è lì? Dove sei? Ora sono praticamente in un posto che c'è solo al Paul Ricard, perché è tipo l'anti-box, cioè tipo un luogo
Aspetta, si può girare la telecamera, tipo? No. Beh, l'ho chiuso. Sì, però esatto. È strano. C'è tipo un luogo che è prima del box, diciamo, e qui sotto sono gli schermi e sotto si vede il box. Noi siamo nel box con Ducati. Ah, con IRC! Bravo. Ma che bella questa situazione. Peraltro settimana prossima Xavi Foré ci ha confermato la partecipazione a Motorbike Circus, quindi avremo anche lui, insomma, ci piace... Diciamo che abbiamo un po' di preferenza, io ammetto di essere un po' di parte nei confronti dell'Endurance, e quindi mi piace... in qualche modo concentrarmici un pochino di più. È colpa mia, ragazzi, capito. Perdonare. Non sarà capito, vero? Poi c'è la porta, le scale e si entra nel box. Figo, eh? Okay. Adesso accendi la Ducati e scappa. Così. A sfregio. Gliela accendi e scappi. Ragazzi, questa è roba che non vedete in giro, quindi vi consiglio di controllare, di guardare bene questa puntata e di registrarvela, perché qui potete vedere... Guardate quanto è bella. Guardate quanto è bella la Kawasaki numero 33 del team Luit April Moto, signori miei. Categoria Super Stock, lo riconoscete dai numeri rossi della tabella che si illumina. Esatto. E soprattutto, insomma, faccela un pochino rivedere, Cri, faccela vedere un pochino. Qual è quella di destra e quella di sinistra? Perché ce ne sono due, giustamente. Qual è la T? Questa è quella da gara, cioè che useremo in gara. Poi oggi abbiamo usato tutte e due nei test. E questa invece è quella da test, che useremo libere, qualifiche, ma poi non in gara. E quella, peraltro, ecco, lo si può vedere da questa inquadratura, ragazzi, la piccola T che vedete accanto al 33 ha due motivazioni: intanto perché ovviamente è quella che si usa nei test, ma soprattutto perché quella moto là può essere selezionata dal team dopo il primo giro di gara nel mondiale Endurance in caso la prima moto abbia un problema, quindi esatto. Quella serve appositamente per evitare di perdere una 24 ore nei primi 3 minuti di gara, insomma, voglio dire. Che esatto, può sempre esatto. Succedere, però insomma speriamo proprio che non sia questa la situazione. Senti, Cri, oggi io mi sono fatto insomma un controllino e abbiamo tirato fuori ovviamente la preview delle VC del Boldor e stavo dando un'occhiata alla classifica della Superstock. Che tu sappia, mi confermi che ci sarà il 150% dei punti in questa gara essendo l'ultima, giusto? Esatto. Questo vale anche per i punteggi intermedi, quindi per le 8 e per le 16 ore? Sai che non lo so. Perché andando a riguardare un secondo la classifica, che se Julian ci vuole mettere in sovraimpressione direttamente al sito dell'EVC c'è la classifica della Superstock, se hai tempo, Giulie, ma la vediamo con calma. Voi siete circa una trentina barra quarantina di punti dalla vetta, ok? Sì, un po' di più, mi sembra 42-43. Però considera che 30 punti sono soltanto quelli in palio fra le 8 e le 16 ore, perché più il 150% sono 15 punti alle 8 ore, 15 alle 16 ore. Quindi, allora... Non lo so se anche gli intermedi. Comunque... Allora, io avevo letto su tutti i punteggi attribuiti. Questo dice il regolamento. Poi nasce per la 8 ore di Suzuka, in cui questo normalmente non accade. Però il regolamento è chiaro, esatto. Quindi per me... Il totale punti è il totale finale più 30 punti che sono quelli assegnati alle 8 alle 16 ore. Se fosse così, voi insomma ci avete fatto vedere a Spa-Francorchamps prima dei problemi che siete comodamente da stare davanti. Ma quello sicuramente, il fatto è che comunque sia deve succedere qualcosina ai primi in classifica, perché se fanno una gara, diciamo, aspetta, allora amministrando pulita, dobbiamo vedere quella della Superstock. Là, bravo, c'è la terza a destra, quella a destra, quella, perfetto, eccoci qua. Allora c'è Saper Pompiero a 106, LH Racing a 87, No Limits a 75 e voi a 64, sono esattamente 42 punti. Ci mancano proprio i punti di Spa, guarda, cavolo. Vogliamo parlarne un pochino di Spa? No, di nuovo no. No, basta. Io voglio dire una cosa sui punteggi. Stiamo parlando comunque di un campionato che ha aspettato 12 giorni a dare i risultati ufficiali di una gara di 8 ore, quindi... Però aspetta, quella era Suzuka, nel senso che lì c'erano degli interessi politici tra i giapponesi dietro che potevano scatenare la terza guerra mondiale per molto meno, secondo me. Esatto, no, lì c'era tanto in gioco e secondo me qualcosa magari hanno trovato, però non è che poi... Cioè lì devi essere proprio sicuro, Anche perché c'è HRC, cioè ci sono in mezzo dei nomi che non è che puoi dire ah, il team 33 lo squalifichiamo, chi se ne frega, capito?
La cosa è che HRC ti viene direttamente a piazzare una bomba sotto al quartier generale della FIM. Poi che figuraccia, l'unica gara che è andata forte Honda, diciamo, cioè l'unico campionato, l'unica volta che è andata forte quest'anno, la squalificano, già faceva una figura proprio, cioè. Comunque Cristian la tocca piano, nel dubbio, tanto per poi la sfiora del... Vabbè, ma la verità, la verità, cioè, mi voglio bene a Honda, però purtroppo quest'anno non sta facendo bene, cioè ci ha avuto un po' di difficoltà, meno male che ha vinto Suzuka, dai, almeno... Bravo, e in tutto questo, infatti, voi siete un po' sorprendenti, onestamente, Cri, perché anche Kawasaki non sta andando bene, cioè SRC sembra stanca di correre il mondiale, Jill Staffler si va a ritirare e andare in pensione alla fine dell'anno, voi invece state facendo un ottimo lavoro con una moto che, a dire di tutti, tra le quattro giapponesi è la peggiore. Qual è il segreto? Cioè, voi vi trovate bene, non avete problemi, la moto prende, va senza problemi, nessuna cosa? Ma allora, non lo so, allora, fatto sta che noi siamo... piloti molto veloci, e cioè questo, vabbè, si sa, nel senso che forse siamo un pochino sopra il livello generale della stock. La moto rispetto alla vecchia va molto 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 meglio. Questa, poi io non so precisamente la stock Honda come va, la stock Yamaha come va. Io ti dico che questa rispetto al Kawasaki vecchio va molto molto meglio. E quindi è assolutamente un passo in avanti. Io oggi ho girato più forte che in qualifica l'anno scorso. Stamattina, al mio quinto giro, ho girato solo 2 decimi più piano che in qualifica l'anno scorso. Al quinto giro. In condizioni simili? Ah sì, asciutto, normale, sì. Vedi, questo però, ripeto, da tanti spunti di riflessione, perché allora, fino all'anno scorso le Yamaha stock, diciamo che andavano bene, però finché c'era moto Ain lì in mezzo, perché altrimenti poi dopo... Era ma la Yamaha comunque sia secondo me è quella un po' più facile da guidare, non l'ho mai guidata, però vedendo comunque nell'Endurance sono tantissime Yamaha e per sentito dire è molto molto facile, gira molto bene, quindi è quella un po' più comoda, dai, per fare gare lunghe, un po' meno faticosa. Yart non parte, però vabbè, a parte quello c'è solo quel problema lì, però poi quando parte va. Però boh, io ti dico, ci troviamo bene, e, boh, ma anche secondo me, infatti, non so perché nessuno la usa in Italia. Infatti, ho parlato col team, ho detto, ma perché non, cioè, proviamo a utilizzarla la prossima anno? Secondo me non è male. Ora, allora, è vero che c'è Kawasaki Italia tramite Black Flag, Motorsport, gli amici. Sì, solo loro però. Esatto, il nostro Cava, che salutiamo tanto, è il primo anno effettivamente nel CIV Superbike per Kawasaki. Si nota un certo grado, anche, allora, è vero che il CIV è stock, però avendo comunque la gomma Dunlop e la centralina unica della Motec, non sembra nel modo più totale allo stesso livello, tanto per dirne una, dell'Aprilia che guidi tu o che guida anche del bianco sempre nel CIV Superbike, quindi non so se... Secondo me, anche se c'è un progetto mezzo vincente, comunque che potrebbe essere vincente, e non lo utilizza nessuno, comunque i dati raccolti sono meno. Anche Suzuki, ad esempio, secondo me è una moto molto, molto buona, però se ci sono davvero poche persone che la utilizzano, e quindi che raccolgono dati, che fanno sviluppo, è difficile essere al pari degli altri, capito? Sì, Suzuki non è che ha fatto granché, insomma, per avere moto. Per me ci fossero, te la butto lì, 8 Kawasaki, sarebbe diverso e non sarebbe a livello attuale. Anche da 40 punto. Quindi ci lavorano già magari 6-7 ingegneri diversi, quindi sviluppano. La soluzione che magari l'altro ingegnere l'ha trovato, certo, fa la differenza. Anche nel CIV la Kawasaki quest'anno è stata anche sfortunata, perché Kawa si è fatto male subito. C'è oltre stato Molini, ha fatto parte dello sviluppo, poi è ritornato Cava, e quindi hanno perso comunque metà stagione, così probabilmente quasi due terzi. Più pronti. Esatto. Pittaccio. Cristian, ciao innanzitutto. Ciao. Volevo chiederti, la situazione lì alle Castellet com'è e come pensi che possa andare il weekend, soprattutto dal punto di vista meteo? C'è un po' di incertezza o le previsioni sono regolari? Ma qua il meteo è sempre incerto. Perché comunque, poi ultimamente i meteorologi non è che ci pigliano tanto. Ho pensato la stessa identica cosa per Spa, pensa, uguale. Esatto, quindi qua mettono brutto solo domani in realtà e non giriamo. Però io non mi fido, quindi sono sempre su chi va là.
Vabbè, qui si sa, noi siamo uno dei team più veloci, diciamo, insieme alla 18, alla 24, alla 55 e anche alla 44, mettiamoci. Mm-hmm. E beh, sempre gli stessi, ci cioè, giochiamo noi, poi sai, la 24 ore è due, lunga, quindi sì. Ancora i valori in campo non si capiscono bene, perché magari esce il tempo, però devi capire se tutti e tre i piloti sono veloci, uguali, se invece ce n'è uno più lento, quindi poi è solo la gara mm-hmm. che dimostra il vero potenziale. Noi abbiamo un nuovo pilota perché non c'è Saltarelli questa gara. Sì. Abbiamo Antigà e si è rivelato molto veloce da subito, quindi sono molto contento. Perciò, dai, i valori in campo potrebbero essere quelli di Spa, secondo me. E proprio una chiusura al volo, poi lascio la palla a Matt, scusami Alex. Uh-huh. E il fatto che abbia corso la Formula 1, abbia corso anche il GTVC, il GT3, si sono create delle buche in più, l'asfalto è uguale. Ma c'erano anche prima. C'erano anche prima, comunque. Non è peggiorato ancora di più. Anche prima fa schifo uguale. Ottimo. No, più o meno stabile, dai. Ok. Stabile nello schifo. Cantarini. No, allora, intanto il fatto che ci sia il meteo incerto mi fa piacere, perché quei due matti qua volevano venire in moto e almeno un secondo po'... me aveva molto senso. No, allora qua, ce l'ho ancora qua. La mettono sole. Poi, vedi, però... aveva molto senso. Un antipioggino sopra e basta, no? E vai, palla lunga e galoppare, vai. Ma voi siete giovani, potete farlo, io non c'ho più l'età. E no, in realtà abbiamo già parlato un po' di tutto. Simone, ma perché ha scelto di restare a fare il CIV? Perché tu in teoria dovresti correre anche questo weekend al CIV, giocarti il titolo nel National, che però è un tasto dolente, perché ho letto anche certi commenti del tuo team manager, insomma non avete preso troppo bene questa concomitanza. No, beh, ovvio, anche perché dai, noi quest'anno abbiamo fatto tre gare, cioè su tre gare in tutto l'anno, cioè in 365 giorni prendere proprio i tre weekend, è particolare, soprattutto se sai che Le Mans è sempre a metà aprile e questa è sempre a metà settembre. Quindi, secondo me chi fa i calendari, soprattutto il CIV e l'Endurance, che ci sono tanti piloti che fanno 2-2 perché c'è Care, Pedi, tutti i piloti forti comunque, è un peccato non farci caso, secondo me. Perché poi è quello il problema, nel senso che CIV e Endurance hanno effettivamente un grande ricambio, oltre a te, insomma, ce ne sono tanti che fanno tutte le categorie, molto più di quante persone passino al CIV, al mondiale e viceversa. Insomma, abbiamo parlato di Suzuki prima. Suzuki non sarà al Mugello perché Manfredi non sarà lì a Boldore, hanno deciso di non sostituirlo, quindi ci sarà una moto in meno sicuramente nel CIV Superbike. Quella di Canep è stato sostituito da Ferroni, che ha lasciato DMR e è andato però sì, alla fine chi ne perde sono i piloti e il campionato nazionale, alla fine, che è quello che si vede perdere. Ah, ma guarda, tanto, cioè, parliamo chiaro, il CIV già ha abbastanza pochi piloti, già stiamo parlando di due persone in meno che sono impegnate nell'Endurance. No, poi non stiamo parlando di due tra media classifica, nel senso, cioè tu comunque nel National sei uno dei nomi di riferimento, Kevin è l'unica Suzuki che c'è in griglia, nel senso comunque perdi due punti di riferimento abbastanza anche visibili pure a livello mediatico, nel senso non è che stai perdendo... Canepa era terzo nel campionato. Cioè è un danno, è più un danno per il CIV che altro, nel senso non mi sembra una grandissima idea, insomma. No, infatti. Era così. Non so. Senti, Cri, invece, allora, questa è l'ultima gara, poi la chiudiamo qui, insomma, questa è l'ultima gara del campionato 2022 e poi si comincia, insomma, a pensare già al 2023. Tu continui con lui Moto? È confermato? Ma ancora non lo so. Cioè, ci stanno dei movimenti e vediamo. Io qui sto bene. National sto bene. Ora però vediamo un attimo, dai, non si sa un cazzo. Dai, che c'è quel sorrisino, sorrisino. Ce l'ha qualcosa che non magari. Ci dice. C'ha lo stesso sorriso di Alessandro Del Bianco prima, ma quanto mi fanno arrabbiare sti due, che ci fanno quel sorrisino, che ci lasciano così. Veramente. Vabbè, male, però lascia presagire buone cose, almeno lascia presagire davvero buone cose, speriamo per te. Avevo un indizio, una cosa. Però non so niente, purtroppo. Ok. Oh, adesso vi racconto un aneddoto, ora che sono qua, che mi è venuto, che l'ho visto. Guarda, vedete le leve, i buchi sulla leva del freno? Sì.
La vedo anche limata. Allora, praticamente io ho sempre avuto il problema, l'ho scoperto quest'anno grazie a Kalia, ho sempre avuto il problema tutti gli anni che in fondo al Mistral, al rettilineo quello lungo, 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 il freno andava mezzo a vuoto, cioè comunque si allungava tantissimo. Mai risolto, cioè mai capito perché. Kevin stamattina mi ha detto che praticamente il vento forte, sì, perché fai un bel pezzo di 300, spinge un pochino la leva e avvicina le pastiglie, no? Che si, sì, scaldano. Sì. E quindi quando vai a frenare non frena più. Cioè, quella leva che avete voi, che è la zero, cioè, ha un nome particolare, è quella che praticamente ha veramente zero curva morta, il che vuol dire che la singola pressione del vento, che a 330 km orari, come fate voi sul Mistral per un lungo tempo, credo che sia di 0,02 bar, comunque riesce a andare in pressione la pompa che scalda le pasticche. E infatti, comunque, adesso il rettilineo io lo faccio così, col dito dietro. È per forza, vieni. È cambiato tanto, eh? Funziona? Certo, se fai così il freno non succede niente, se non lo fai. Questa roba l'aveva raccontata. Anche se l'abbiamo bucata, comunque lo fa lo stesso. Questa roba l'aveva raccontata. Quindi tu rettilineo tieni il dito contro la leva. Se non sbaglio, l'aveva raccontata Jacopo Zizza, sì, che sarebbe il co-commentatore, cioè colui che accompagna appunto Alessio Piana nel commento. E mi sembra che nella gara dello scorso anno, non so più parlare, raccontò sta storia. Sì. Ma questa cosa succede anche sulle motostradali. In realtà c'è stato un test dei ragazzi Superbike Italia che avevano montato, gli era stata mandata da Brembo, insomma, questa pompa pazzesca, perché è una roba veramente da gara. L'hanno montata su una moto da strada e si sono resi conto che anche su strada, a velocità che è meglio non dire per evitare che la polizia intervenga, comunque dà fastidio, insomma, può capitare effettivamente. È ultra sensibile, cioè, giustamente per una moto da competizione, diciamo che è anche il minimo indispensabile per da dire che 1,8 di rettilineo, cioè si ha il tempo di star lì a tenere la leva, ma puoi anche prendere un caffè in 1,8 di rettilineo. Quanto ci metti dall'inizio alla fine del rettilineo del Mistral, Cri, più o meno? Che non lo so, però ho fatto l'onboard oggi. Hai fatto l'onboard oggi? Andiamo a vedere. Ci vorranno 15 secondi, è buona roba del genere, mi sembra. Ma è già pubblicato? No. Allora, quando ce lo pubblichi, così lo diciamo ai ragazzi, così almeno lo possono andare a vedere. Non lo so. Ragazzi, mi sono un po' picchiato con l'organizzazione per provare a farlo in notturna, giovedì sera. Però dicono che non si può, eccetera, ora vediamo. Vabbè, ma tu fai finta di niente e gli dici ti sei scordato la GoPro accesa, ma dai. Cioè, chi Devi mandare Alex a trattare, è riuscito a rimediarci una cabina a spa, che è una roba che... Eravamo qua. Vabbè, io sono riuscito a mettere le GoPro per il National. Non è stato facile, però sì. No, decisamente. Io e Cristian insieme possiamo comprare il campionato e dirgli che stiamo facendo la cosa giusta. Secondo me funziona. Ho dovuto smuovere un po' di gente. È giusto. Va bene, allora siamo in chiusura. Cristian, grazie per essere stato con noi. Ragazzi, seguite i profili social di Cristian Gamarino, perché troverete e già trovate tanti degli onboard che fa, e soprattutto su YouTube, quindi vi trovate tutti i video che fa, e vi posso assicurare che vi ridimensiona in qualità di motociclista a vedere la roba che fa Cristian, insomma. Io infatti non ci vado più, perché ogni volta mi viene una depressione e mi sento uno scazzo. Quindi grazie Cristian, grazie per essere stato con ragazzi. Noi. Ciao Cristian. Allora ragazzi, 58:35 è il momento di chiudere, quindi io saluto Giulian Daga dalla regia, grazie Giulian per essere stato con noi, saluto Matteo Pittaccio, Pitti, grazie per essere subentrato. Ciao Alex, scusate per il ritardo, ciao Matt, ciao Giulian e buona serata a tutti i nostri spettatori. Saluto anche Matt Cantarini. Ciao Alex, ciao Matteo, grazie Giulian, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie ai nostri ospiti. Vi invito a venire, visto che è l'unica gara vicino al Mugello questo weekend, perché secondo me ne vedremo delle belle. Bene, ragazzi, grazie a tutti per essere stati con noi, a tutti i nostri ascoltatori, agli ascoltatori di Telecampione sul canale 138 che vedranno questa puntata in differita. Grazie a tutti per essere stati con noi, anche da parte mia, Alex Di Bisceglia. È tutto, buonanotte a tutti!